Secondo la tradizione cristiana, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, in tutte le case e in tutte le città si dà inizio ai preparativi per il Natale. In questo tempo sospeso, in cui il mondo sta ancora combattendo la sua lunga battaglia contro il Covid-19, le feste saranno più sobrie, intime ed ovattate, pur mantenendo alcuni importanti simboli della tradizione. A Cosenza si è rinnovato il rito dell'accensione dell'albero, che quest'anno ha un significato particolare. Quest'albero quest'anno vuol dire speranza. Speranza per tutti, perché questo maledetto virus non solo ha causato tante morti, tante situazioni di disagio, di difficoltà anche economica nei cittadini, ma ci ha sottratto la risorsa più importante, a mio avviso, che è il tempo. Lo ha sottratto ai giovani, cioè il tempo della socialità, il tempo di fare i progetti, di pensare ai progetti, il tempo anche alle persone anziane di poter restare accanto ai propri cari, insomma, ci ha allontanato e questa è la cosa più brutta, insomma, anche per la città, questa sottrazione di socialità, questa sottrazione di rapporti umani, di stare insieme. Ecco perché questo è l'albero della speranza quest'anno, perché vuol dire dare un segno anche ai nostri giovani di speranza rispetto al futuro e di fiducia. Ai giovani il sindaco Mario Acchiuto ha rivolto un ringraziamento speciale e anche un appello alla prudenza. I giovani devono stare attenti a evitare anche assembramenti, perché questi causano anche la diffusione del virus, però i giovani hanno fatto tantissimo in questo anno. Hanno rinunciato alla scuola, hanno rinunciato a vedersi, hanno rinunciato ad incontrarsi, hanno rinunciato a tante piccole cose. Un anno, ecco, di vita vuol dire tanto nel periodo della giovinezza, quindi i giovani veramente noi li dobbiamo ringraziare, perché hanno fatto veramente tanto per questa nostra società in questo momento particolare, sono state molto responsabili, quindi è anche un ringraziamento che voglio dare a tutti i giovani cosentini, perché si sono comportati anche bene in questo anno.